Nella serata di ieri, nella splendida cornice del Castello Aragonese di Taranto, il MAP Festival ha offerto un concerto straordinario con il Vision String Quartet. Il quartetto d'archi ha inondato il pubblico di suoni che spaziano dal classico al folk, fino al rock e al folk minimalista, esibendosi con il progetto Spectrum. L'evento è stato realizzato in collaborazione con la Marina Militare. Sì, è stato un grande piacere di suonare qui. È stata la prima volta a Taranto e siamo innamorati, si dice, credo. Siamo veramente. Sì, è stato un grande piacere di essere qui, in speciale in questo castello, un luogo incredibile. Grazie mille. Noi siamo un quartetto di Germania, viviamo a Berlino. Suoniamo la musica classica, ma anche la musica che abbiamo suonato oggi, che è molto ispirata della musica jazz, folk, di vari stili della musica. E siamo normalmente in giro nel tutto il mondo. In quest'anno siamo stati in Corea, in Inghilterra, in Germania, in Austria, e adesso in Italia. Ma si è appena concluso un concerto, devo dire, straordinario qui al cortile del Palazzo del Castello Aragonese di Taranto, con i meravigliosi Vision String Quartet. Ci hanno trasportato in atmosfere di tutti i tipi di stili di musica. È una serata veramente stupenda. Ma io sono qui per darvi un altro appuntamento. Il prossimo appuntamento del MAP Festival sono i One to One il 13 giugno. Ci sono anch'io coinvolta come artista, ma ci sono tre artisti. Io al pianoforte, Azzurra Armartino, attrice, e Domenico Imperato, cantautore. Che cosa succederà? In dei palazzi meravigliosi, storici della città vecchia di Taranto, per 20-25 minuti avverranno dei concerti che sono come degli incontri straordinari, in intimità con l'artista, per una persona, due persone, massimo sei, una cerchia familiare, un gruppo di amici, per approcciarsi all'ascolto della musica e al gesto artistico in totale intimità con l'artista, cosa che secondo me non succede quasi mai, né per chi suona né per chi ascolta.